Ciao, sono Elena e sono qui per aiutarti a scoprire e migliorare la tua voce. Ti do il benvenuto sul mio canale e qui, nel mio studio. Oggi parleremo di postura, ovvero la postura ideale che un cantante o uno studente di canto deve mantenere durante la vocalizzazione e durante l'esecuzione di un brano. È ovvio che si tratta di una postura ideale, una postura studiata affinché il corpo possa reagire al meglio alla vocalizzazione e al canto e quindi mantenere una voce eufonica. Però è anche vero che poi sul palco le esigenze motorie saranno diverse, quindi ci sarà necessità appunto di muoversi. La postura ideale è chiaramente una postura eretta, sugli avampiedi, in cui i piedi o sono posizionati allineati pari oppure uno leggermente avanti lato, che è personalmente quella che preferisco. L'importante è essere ben radicati a terra, non avere tensioni ed essere ben bilanciati. Il peso deve essere bilanciato su entrambi i piedi. Detto questo e aver appurato che non ci siano tensioni nel corpo, è importante analizzare la postura e la posizione di collo, spalle e mento. Una postura ideale prevede l'allineamento della colonna vertebrale e ci aiuta in questo un'immagine che è quella che usano anche i ballerini del filo che dalla nuca parte verso l'alto e allunga, diciamo, la nostra spina dorsale. È molto importante anche dove va lo sguardo, perché si dice che dove va lo sguardo è dove va la voce. Quindi attenzione a non guardare verso il basso, attenzione a non guardare verso l'alto. Tant'è che spesso i miei allievi guardano le mie mani al pianoforte quando li accompagno e io ovviamente dico sempre di invece cercare un punto verso l'orizzonte, proprio per permettere alla voce di essere proiettata verso quel punto. Un'immagine metaforica molto bella del dottor Borghese, il foniatra con cui ho fatto il mio corso, è quella di essere al secondo piano, primo secondo piano, su un balcone, e sporgerci leggermente per guardare verso il basso, ovviamente mantenendo però lo sguardo dritto. Questo permette un allungamento, come dicevamo, ma anche proprio l'apertura, aiuta l'apertura di quelli che sono gli spazi dei risonatori, in particolare il palato molle verso l'alto. Quindi è molto importante che noi all'interno di noi stessi, già attraverso la nostra postura, iniziamo a pensare di aprire spazi, creare spazi, perché sono quelli attraverso cui poi la voce può evolvere e crescere, aumentare anche di volume e di timbrica. Attenzione all'allineamento delle spalle, attenzione a eventuali gobbe, curvature, tensioni. Ovviamente la postura deve essere qualcosa che ci permetta il movimento, ma che ci faccia anche sentire ben radicati a terra. Anche un piccolo sorriso aiuta. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.